In tanti anni di calcio non ricordo veramente un periodo così lungo di situazioni così poco favorevoli, nel senso che rispetto ad oggi, nelle precedenti gare dove hai creato tanto, hai concretizzato poco niente, alla prima occasione, al primo errore, alla prima sbavatura hai preso gol, ed oggi è una partita praticamente in grandissimo equilibrio contro, ripeto e ricordo, una grandissima squadra. Qualche minuto prima di prendere gol abbiamo avuto una grande occasione con Galabinov e poi poco dopo quell'episodio dove Rossetti aveva già concluso, quindi il vantaggio si era concretizzato, l'arbitro è tornato sui suoi passi, ha dato la punizione e da lì è scaturito il gol del vantaggio del Siena, che poi naturalmente ha cercato di portarlo fino a termine. Noi ci abbiamo provato fino alla fine con tre occasioni abbastanza importanti e purtroppo non ci siamo riusciti. No, l'arbitro ha usato un suo metro di giudizio, naturalmente ci sono state delle situazioni dove noi siamo andati molto puliti sulla palla, fischiando punizioni che secondo me poteva tranquillamente non fischiare, e viceversa invece a loro ci fischiava punizioni per farli respirare, comunque per farli salire. Però non mi voglio attaccare assolutamente all'arbitraggio, solo quell'episodio della punizione dove abbiamo preso gol è dimostrazione di un momento dove veramente gira tutto storto. È indubbio che inizia a pesare, no? Questo continuo, ripeto, queste continue prestazioni dove la squadra comunque non demerita o comunque tiene testa a chiunque, però alla fine riusciamo a portare a casa meno di quello che meriteremo, l'ho detto tantissime volte, però credo che noi dobbiamo pensare a quello che è il nostro obiettivo, guardare avanti a testa alta, perché ai ragazzi veramente non ho nulla da rimproverare, hanno fatto credo un'ottima gara, nel primo tempo non abbiamo praticamente concesso nulla se non un tiro dai 25-30 metri al Siena, e idem con patate nella ripresa, e siamo qui ancora una volta a parlare di una sconfitta. No, io credo che quello che è stato detto insieme al Presidente qualche settimana fa era proprio per stemperare, per non dare questa pressione ai ragazzi. È normale che nell'area si sente che siamo in una posizione di classifica comunque importante, questo non lo possiamo nascondere, però è anche vero che, come ho detto anche ad altri colleghi, se noi il giorno d'andata siamo andati come una Ferrari, adesso stiamo andando in maniera normale, paradossalmente giocando e creando molto di più del girone d'andata, perché le altre si sono rinforzate, perché le altre iniziano a conoscerci, sanno come naturalmente neutralizzare quelle che sono le nostre fonti. In questo momento dove qualcuno deve ritrovare la miglior condizione, oggi abbiamo ritrovato Zappacosta, ma non è lo Zappacosta che conosciamo. Castaldo l'ho dovuto fare entrare, ma mi auguro che non si sia rifatto male, ma avrei preferito tenerlo a riposo. E si è fatto male D'Angelo e lì abbiamo perso sostanza a centrocampo, e quindi tutti questi giocatori non li puoi regalare. E quindi, soprattutto contro questa grandissima squadra. Quindi, aver concesso un tiro e mezzo in porta da una squadra come il Siena, in queste condizioni, io ai miei ragazzi devo solo che fargli i complimenti. E difensore chi metto? Sempre a dire la stessa cosa. Io ti chiedo, visto che Zappacosta è stato più in fase di copertura, io ti rispondo. In fase offensiva, non è che io ho detto. Poi io non sono il tecnico. No, se lo dico, tu mi dici no. Io ti rispondo. Zappacosta che rientra dopo un mese e mezzo, non gli posso far fare il terzino nella difesa a 4. Se non ha spinto, perché comunque aveva di fronte un giocatore importante, è normale che ha cercato di gestire un po' l'energia. E nonostante tutto, a 20-25 minuti dalla fine aveva già i crampi. Quindi, se lui avesse spinto, preso dalla foga, dalla frenesia di far vedere, cioè, a fine primo tempo sarebbe stato cotto. Quindi, però mettere la difesa a 4 con Zappacosta al rientro, poi ho mantenuto, quindi ho fatto cambio ruolo per ruolo, perché il Siena non è Latina, e perché Latina negli ultimi 20 minuti praticamente non aveva mai superato la metà campo, aveva perso campo, cosa che invece aveva il Siena, giocatori di gamba, giocatori che ti ribaltano l'azione, e rischiare di prendere il secondo gol, invece io mi sono comunque mantenuto un certo equilibrio e fino alla fine comunque potevo pareggiare la partita, quindi questa è stata una differenza comunque anche di avversario del momento.
l'altra domanda è Maria, perché era stato ammonito, comunque aveva speso tantissimo sabato a Bari. Ho fatto una scelta, potevo tranquillamente mantenere Mariano in campo e togliere Schiavo. Però visto che era ammonito, preferisco la domanda. Dino, noi dobbiamo anche valutare che avversario ti trovi di fronte, no? Trovi una squadra forte in tutti gli effettivi, che si è presa in blocco l'anno scorso, giocava in Serie A, che l'anno prima giocava in Serie A e l'anno prima ancora giocava in Serie A. È scesa qui sul tuo stesso terreno, nel senso che è scesa determinata a non regalarti nulla, e non ti ha regalato nulla, non ti ha concesso nulla. E quindi noi naturalmente non avevamo, se tu hai Zappacosta del girone d'andata, hai Castaldo che sta bene, hai delle possibilità di poter creare qualcosina in più. Tu hai fatto la tua partita, hai giocato pallone su pallone, cattivo, determinato su ogni pallone, non hai concesso niente, e quindi secondo me è una partita equilibrata lo stesso, dove l'episodio è andata male. Okay.